Nei primi giorni, nelle prime settimane, io ho scritto due articoli su questo tema, cercando di raccogliere in qualche modo tutte le mistificazioni che c'erano dietro, sapendo che c'erano alcune verità molto semplici da raccontare, che erano delle verità in qualche modo d'archivio, cioè nel mio computer. C'erano sostanzialmente una serie di testimonianze, ragionamenti, cose eccetera, che potevano essere messi insieme l'uno dietro l'altro per raccontare la situazione egiziana al momento della sparizione e poi della morte di Giulio Regeni. E che questo racconto in Italia era stato completamente cancellato. Era stato cancellato prima. Perché? Perché Renzi aveva sdoganato in qualche modo il regime e tutto quanto, e quindi magicamente sui giornali era scomparso l'Egitto, no? Non si parlava più dell'Egitto, di quello che succedeva in Egitto, eccetera, ma noi che magari seguivamo un po' l'Egitto sapevamo che c'era un'escalation, per esempio, della repressione, che le sparizioni forzate erano sempre di più, che il livello delle torture, della tortura stava raggiungendo livelli insostenibili, e è ancora così, no? Ma questa cosa era stata completamente cancellata perché in Italia magicamente Al-Sisi era diventato un po' il salvatore del Medio Oriente, no? In qualche modo. Cioè Renzi l'aveva sdoganato, come si diceva prima, e in qualche modo Al-Sisi era considerato un pilastro di stabilità, come era successo con Mubarak prima, con tutti i famosi dittatori che poi cadde durante le cosiddette primavere arabe e così via dicendo, e che questo regime, che era il responsabile primo della morte di Giulio Regeni, non veniva raccontato in quei giorni, venivano raccontate tutte altre cose. Veniva dato credito al primo giornalista di inchiesta giudiziaria che arrivava e trovava magari una lettera anonima, se la faceva tradurre e la pubblicava così sul giornale, oppure veniva dato credito alle autorità egiziane che nel giro di 2-3 settimane avevano detto tutto, il contrario di tutto, il contrario di tutto, il contrario di tutto. Da questa rabbia sostanzialmente che avevo nel vedere raccontata questa storia in maniera così becera, così devastante, così affossante, con tutto un carico poi di fango che veniva lanciato contro la figura di Giulio Regeni, che per me comunque è una figura che è simile, comune a tante altre persone, tanti altri ricercatori, tante altre persone che facevano la stessa cosa, mi ha spinto a dire ok, tiro fuori tutto la conoscenza che ho sul regresso e su questa situazione che si è venuta a creare, perché ci sono delle verità che non sono state, che vengono assolutamente ignorate in Italia. Sono delle verità semplici, delle verità in qualche modo storiche, che io anche in 30 giorni posso mettere insieme e posso in un libro che può servire da guida per persone che magari d'Egitto non ne sanno, no? Ne sanno poco e magari cercano di informarsi su questa cosa sui giornali, che invece ogni giorno non fanno altro che aggiungere monnezza, diciamo, a questa storia. E a proposito di